mediazione, in poche certo, parole. Intermediazione. Questo è lecito ancora, avvocato? Anche l'intermediazione? Ma allora, bisogna un attimo fare un po' di precisione, perché poi in realtà la CONIT avrebbe dovuto, sempre nell'accordo del 14 giugno che è documentato in atti, avrebbe dovuto appunto sottoscrivere entro il 30 luglio con la proprietaria VIS un contratto preliminare appunto di compravendita dell'intero complesso immobiliare, dove per intero intendiamo non solo la parte abitativa occupata ma anche le unità libere, più negozi, magazzini, uffici e le parti comuni, quindi l'intero complesso, appunto al prezzo di 92 milioni di euro. E successivamente, tramite la stessa CONIT o una controllata della CONIT, avrebbe dovuto inviare a tutti gli inquilini delle lettere per esercitare il cosiddetto... La controllata sarebbe stato Tintoretto, sì, il CONIT ancora per il momento ancora, non era costituito. Avrebbe dovuto inviare chiaramente le lettere per esercitare il diritto di opzione che veniva riconosciuto a tutti gli inquilini, perché sappiamo che l'opzione non esiste per legge, certo, in queste dismissioni private, salvo il riconoscimento che può essere dato appunto attraverso il contratto. Chiaramente previa prima però definizione di un piano di frazionamento di quei 92 milioni, no? Cioè frazionare i 92 milioni per i singoli appartamenti e quindi inviare una lettera che appunto conteneva questo esercizio del diritto di opzione per acquistare l'appartamento al singolo prezzo. Cerchiamo di capire un attimo, ma perché le organizzazioni sindacali avrebbero in qualche modo frapposto, interposto, diciamo, tra voi e la VIS SRL, un'altra società? No, c'è una ragione, perché la VIS voleva vendere in blocco, quindi ci doveva essere per forza un soggetto che poteva essere una cooperativa. Perché non vi siete... La cooperativa è stata tutto sommato osteggiata forse anche da noi inquilini, da parte degli inquilini, perché... c'erano dei problemi, c'erano come si chiama, delle riserve mentali riguardo alle cooperative e compagnia bella, e si è avuto più fiducia che tutto ciò fosse avvenisse tramite, diciamo, le organizzazioni sindacali e una società scelta da loro. Allora, prima di andare dire la linea al GR, però vorrei puntualizzare tanto una cosa. Voi a quel punto lei più che altro ha fatto questi calcoli e gli inquilini hanno detto forse, oddio, ma qui forse c'è qualcosa che non quadra, giustamente, certo, no? E sono bloccati insomma di fronte a questa cosa. No, c'è stata un'assemblea. Un'assemblea. Fu indetta un'assemblea di tutti quanti gli inquilini. Hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali, chiaramente. Perfetto. Ma come hanno reagito le organizzazioni sindacali di fronte a questi calcoli? Sono rimasti di stucco. Nell'assemblea fu bocciato completamente la proposta, l'ipotesi di acquisto a 92 milioni. Perfetto. Per cui i sindacati hanno detto: cioè, beh, ormai noi che possiamo fare più? Ormai noi abbiamo proposto. Avevamo detto che 92 milioni, voi non vi sta bene, e adesso posso dire, precisare una cosa. Però è emerso nell'assemblea le organizzazioni sindacali, per un'assemblea che fu di fuoco, che durò parecchie ore fino all'ultimo momento, cercarono in tutte le maniere di far passare questa ipotesi sia di acquisto dei 92 milioni che la vendita come sarebbe stata fatta dalla CONIT, comunque. Quindi, cioè, l'organizzazione di 92 milioni. La spalmatura in questo caso alla VIS sarebbe andato in ogni caso 92 milioni, certo, e il resto l'avrebbe presa la CONIT, certo, praticamente. E a che titolo però giuridicamente, avvocato? La CONIT avrebbe potuto acquisire gli appartamenti che eventualmente non fossero stati acquistati dai singoli inquilini a un prezzo più basso. Avrebbe potuto, non è che era obbligata, volendo poteva acquisirli. È chiaro che i sindacati... Dice, io però poteva, sì, anche addirittura poteva anche non vendere neanche più gli inquilini. I sindacati diciamo il meccanismo, scusi. Il meccanismo è questo, che praticamente noi avremmo pagato un prezzo unitario superiore a quello che c'era stato detto. Certo. Loro avrebbero comprato quello che non sarebbe stato comprato a prezzi unitari molto più bassi, cioè dei nostri. Va bene, a questo punto ci fermiamo ancora, perché poi riprenderemo da questo punto, ricordiamo, mi raccomando. E la linea passa alla regia, perché c'è il GR che è pronto per... ascoltiamo le notizie appunto dal mondo e poi la pubblicità, poi ritorniamo in studio chiaramente. Radio Roma, al centro della musica. Bene, ritorniamo ancora, perché qui si accende la cosa nel dietro le quinte, praticamente. Eravamo arrivati allora
alla suddivisione di questi 92 milioni. L'assemblea del giugno che ha bocciato l'accordo e quindi decade il mandato che aveva dato il sindacato. Il consiglio direttivo, sì, dell'associazione Tintoretto 88. E cioè a questo punto teoricamente i sindacati vengono punto erano perché il loro mandato era inerente solo ed esclusivamente alla trattativa per far abbassare il prezzo, cioè. Erano arrivati alla stabilita, certo, 92 milioni, siccome non c'è stato bene automaticamente dovrebbe essere stato bene, non perché avrebbe stato di più poi la Comite, cioè, anche alla fine con il difetto del ma la Comite di tutto questo che diceva che ricordiamo Comite sempre Tintoretto chiaramente poi diventa Tintoretto no, perfetto, ha fondato la Tintoretto, perfetto, però ancora Comite in questo momento Comite chiedo scusa, sempre Comite casa è rimasta nel suo problema perché dice come mai non avete accettato questa di 92 milioni. Noi abbiamo detto che non accettavano perché non erano poi all'ultimo 92 milioni, ma ne erano di più. Pertanto ha detto no. Però non ha detto bene. Sì, però è vero, sì, se no, sono di più. Detto, cioè, beh, forse vediamo, dobbiamo rifare i calcoli, dobbiamo fare i... Cioè c'è stata una specie di... Hanno rifatto la specie di conti successivamente, hanno cercato di riparare, mediare al diciamo... Però non è stato accolto da nessuno e quindi a quel punto lì era caduto tutto, sia mandato ai sindacati, sia mandato alla Corite, sia a tutti. Però quello che voglio dire, voi siete riuniti in, cioè veramente su 300 inquilini erano circa 250-260, in tutto ciò come potevate fare per un accordo di questo tipo senza in qualche modo interpellare gli altri 40 inquilini proprio, che fine facevano in questa situazione? Gli altri inquilini erano 10 appartamenti, circa 10-12 erano sostitti. Gli altri erano come si chiama, se aspettavano negozi commerciali, altri non erano interessati, insomma, non è che... cioè non volevano non comprare neanche comprare, affitta, non erano interessati al problema, sarebbero oppure andati via proprio dal via oppure no, avrebbero, si sarebbero regolarizzati di conseguenza, non erano, insomma, comunque loro si sono associati, quindi diciamo siamo tornati al fatto che abbiamo caduto tutto, quindi il 26 il 12 giugno. Tra l'altro in tutto questo, io so che tra gli inquilini di questo comprensorio ci sono dei nomi eccellenti, tra l'altro l'avete anticipato anche voi. Io so che c'è il signor Luciano Moggi per esempio tra gli inquilini, sbaglio? Sì, c'era già. C'è. Perfetto. C'è, poi tra l'altro so che c'era anche l'attuale sottosegretario della giustizia, onorevole Marcella Lucidi, sì, che tra l'altro ha presentato anche un'interrogazione parlamentare, sì, all'epoca. Ecco, tra l'altro proprio in questo abbiamo cercato di rintracciare appunto l'onorevole Lucidi, ma purtroppo in due giorni non abbiamo ottenuto questa disponibilità per poter intervenire, insomma, in qualche modo per dire la sua condizione appunto di inquilino come è stata, insomma, ecco, in questo senso qui. Però questi personaggi, diciamo, eccellenti come li definiti voi, hanno partecipato, facevano parte di questa associazione inquilini o no? Beh, diciamo che per quanto riguarda il Moggi c'era il suo prestanome praticamente. Che vuol dire prestanome? Sì, una persona che lo aveva lui incaricato, no? Prestanome, un incaricato, un procuratore. Un rappresentante che agiva per il conto di Moggi. Per quanto riguarda l'onorevole Lucidi, partecipava tranquillamente a tutta la... Faceva parte dell'associazione, chiaramente, sì, perfetto. Sì, partecipava all'assemblea, alle riunioni, alle decisioni, eccetera, eccetera. Non ci duole questo fatto perché avendo presentato un'interrogazione parlamentare abbiamo cercato di però non siamo riusciti a trovare la disponibilità per intervenire, insomma, ecco, per realizzare poi consumare l'intervento proprio direttamente, insomma, ecco. Siamo sempre qui, per cui se vuole intervenire adesso può anche intervenire. Ma proprio stamattina ho avuto l'ultimo contatto con l'addetto stampa e niente, non era stato possibile trovare, insomma, la situazione adatta, appunto, conciliare con questo la trasmissione eventualmente con l'attività lavorativa del sottosegretario, insomma, l'attività politica. Bene, ritorniamo ancora. Ecco, cerchiamo abbiamo di... quindi cominciato a organizzarci noi come associazione e cercare appunto che ognuno di poter riprendere in mano la situazione con la proprietà, perché chiaramente tutti quanti noi volevamo comprare e come si paventava anche la proprietà voleva vendere, anche se contrariamente a tutte le idee possibili e immaginabili sembrava che questa proprietà non volesse vendere tutto il complesso ma lo volesse mettere a reddito. Chiaramente mettere a reddito un compenso del genere significava spenderci sopra qualche soldo per le riparazioni, le ristrutturazioni, eccetera, eccetera, ciò che non venne mai, se non dei palliativi. Comunque, andando avanti nella storia, avvenne che noi ci costruiamo... La proprietà era sempre della Vissi a questo punto, Vissi, giustamente. Sempre la Vissi. Noi come associazione quindi di Tintoretto, cambiando vari consigli direttivi, cambiando personaggi sempre dell'associazione,